Caro Don Luca, ringrazio te e tutti i frati cappuccini, in particolare l'equipe di pastorale giovanile e vocazionale, per l'onore che avete concesso agli iscritti della confraternita di cui faccio parte e dell'Associazione Vigilanza Antincendi Boschivi di San Giovanni Rotondo di animare il Santo Rosario di questa sera. Ciascuna delle due realtà è basata sul volontariato, cioè sulla disponibilità a mettersi gratuitamente al servizio di questa città, in particolare del prossimo in difficoltà e del territorio da preservare. Ognuno dei due sodalizi inoltre contribuisce al multiforme e benemerito complesso di attività del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che in questo momento sta concentrando il suo impegno nelle aree dell'Emilia-Romagna, devastate dalle abbondanti piogge. A questo proposito mi pregio comunicare che domani mattina un contingente delle Misericordie di San Giovanni Rotondo si aggregherà alla colonna mobile delle Misericordie della Puglia per portare supporto, aiuto alle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia-Romagna. Questa sera, in comunione con tutta la nostra nazione, viviamo un minuto di silenzio per le vittime e per le popolazioni dell'alluvione dei giorni scorsi. Pertanto sentiamo come speciale e forte il vincolo con la figura e la spiritualità del nostro patrono San Pio da Pietralcina, la cui profonda devozione alla Madre di Dio e Madre nostra è per noi testimonianza ed esempio. Per questo ora, ponendomi alla sequela del Santo che ha incarnato i valori evangelici e francescani che coincidono perfettamente con quelli che sono alla base delle nostre realtà di volontariato, rivolgo la comune preghiera alla Beata Vergine delle Grazie, insieme a tutte le consorelle consacrate e a tutti coloro che partecipano alla recita del Santo Rosario. Invito tutti a recitare con me la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria, cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati piena di grazia e corri verso noi. Tu che hai considerato tesoro geloso, il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera di pace. Che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso,
Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave Maria.